Andrea era una persona meravigliosa, tranquilla e senza problemi. Speriamo che prendano l'assassino. L'omicidio di Andrea Bossi rimane avvolto nel mistero. Il ragazzo è stato ucciso il 26 gennaio scorso con una coltellata alla gola nel suo monolocale a Cairate, Varese, dove si era trasferito solo 6 mesi prima. Andrea lavorava come operaio in una carpenteria a Fagnano Olona, il paese vicino in cui era cresciuto con i genitori Rossana e Tino. Descritto come un giovane senza problemi apparenti, la sua morte violenta ha scioccato l'intera comunità. Gli inquirenti stanno attivamente cercando di ricostruire l'accaduto e identificare il colpevole. I fatti risalgono alla tarda serata del 26 gennaio, alle 23:43. La vicina di casa al piano sottostante ha udito inizialmente 2 uomini parlare e successivamente un tonfo provenire dall'appartamento di Andrea. Poco dopo ha udito qualcuno manipolare i bidoni della spazzatura. La donna ha raccontato: «Dopo aver sentito quei rumori, quando ho fatto riaddormentare mio figlio, sono andata a citofonare ad Andrea, ma non ha risposto nessuno. Al momento ho pensato che fosse uscito». L'allarme è scattato solo la mattina successiva, quando il padre si è recato a casa del ragazzo. Dopo la scoperta del corpo del figlio, l'uomo ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fagnano Olona e successivamente i colleghi di Busto Arsizio. Gli investigatori hanno rilevato che il giovane era morto da diverse ore, presentando una profonda ferita alla gola causata da una singola coltellata che aveva provocato una significativa perdita di sangue. Sul balcone rimaneva il suo amato cane, un pitbull. Non sono stati riscontrati segni di effrazione sulla porta d'ingresso, suggerendo che Andrea potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, che potrebbe essere sia una persona conosciuta che sconosciuta. All'interno dell'abitazione mancavano alcuni gioielli, realizzati dallo stesso Andrea, che in passato aveva studiato arte orafa a Vicenza e continuava a coltivare questa passione. Resta da chiarire se questi oggetti preziosi rappresentino il movente dell'omicidio. I carabinieri del comando di Varese stanno conducendo un'indagine completa. Potrebbe essere che Andrea avesse un appuntamento con qualcuno per vendere i gioielli e tra loro potrebbe essere sorta una discussione che ha portato all'omicidio. Al momento rispondere con certezza è difficile, poiché mancano sia l'arma del delitto, molto probabilmente un coltello, sia il cellulare della vittima. Sarà possibile ottenere alcune informazioni dal telefono per comprendere gli ultimi contatti di Andrea. La scientifica dei carabinieri sta esaminando le tracce all'interno dell'appartamento, in particolare una macchia di sangue trovata sul pianerottolo. L'abitazione della vittima si trova in una zona piuttosto isolata e priva di sorveglianza. Ci sono poche telecamere nell'area e acquisire immagini utili sarà complicato. La strada ha 2 accessi, uno da una via sterrata e l'altro da una strada senza uscita che si perde nelle campagne. Un altro vicino, che era sul balcone a fumare intorno a mezzanotte, ha affermato di aver notato qualcuno fuggire a piedi nel buio in direzione del parco. Tuttavia, non è stato in grado di fornire una descrizione del fuggitivo. I colleghi di Andrea sono perplessi e incapaci di trovare una spiegazione. Uno di loro ha dichiarato: «So che aveva una frequentazione, ma nulla di più. Non mi era apparso preoccupato». Un ex insegnante del ragazzo ha scritto sui social un messaggio dedicato a lui: «Andrea, sono senza parole. Ho saputo da poco e ancora non ci credo. Sei stato uno dei miei alunni migliori per la tua generosità, gentilezza e bontà d'animo. Ricordo i tuoi interventi, i tuoi gesti sempre attenti e la tua risata contagiosa. Hai riempito le ore di lezione di un'energia travolgente che mi è rimasta sempre nel cuore. Ti voglio bene».